E bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, in questi giorni la Ubisoft sta dando solamente problemi su Rainbow Six Siege. Ok ragazzi, allora, che cosa faremo oggi? Oggi risolveremo un grandissimo errore, ma quel dannato errore che non ci permette di giocare, neanche di avviare una partita, perché esce sempre problemi ai server di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ok, sì, il codice è 0x00001000B, oppure un altro codice 0x10000400 qualcosa del genere, non mi ricordo, però io ho trovato la soluzione. Quindi mi raccomando, iscriviti a questo canale, in descrizione troverete anche il link che vi porterà sulla pagina di Twitch, quindi seguimi anche su Twitch. E per risolvere questo errore non ci basta che... Allora, facciamo così, veniamo subito al punto, tanto per non farvi annoiare. Andiamo direttamente su Ubisoft. Ok, una volta aperto Ubisoft, andiamo su Giochi, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, proprietà. E andiamo a fare una verifica dei file. Questa verifica sarà, non so, una verifica, ci metterà più o meno 10-12 minuti. Quindi verifica i file. Sì. Ecco. Adesso cosa accadrà? Allora, una volta fatta la verifica, bisogna attaccare il cavo LAN al PC oppure resettare o riavviare il modem del wifi. Quindi in questo caso io adesso dopo installo, no? Anzi, adesso lo collego adesso. Metto un attimo il cavo LAN al PC. Quindi in questo caso dovrei un attimo fare in questo modo. Il cavo LAN, adesso guardate in diretta nel video. Adesso vi faccio vedere una cosa. Perfetto, ok. Ho attaccato il cavo LAN. E adesso va. Ok, mentre gioco ripristineremo la connessione a un servizio che si è appena interrotto. Ok, non ti preoccupare, fai quello che devi fare. Ubisoft, risolvi anche questi problemi che dai ogni giorno sui tuoi giochi. Ecco qua, tutto. E aspettiamo. Bene, una volta completata la procedura, ragazzi, abbiamo finito. Ora, ecco che cosa accadrà. Allora, chiudi tutto. Mi raccomando, un'altra cosa che dovete fare è andare su sulla cartella, quindi documenti, My Games, Rainbow Six Siege, su questa cartella con numeri e lettere, Game Settings, apri. Una volta aperto il documento, scendiamo fino a qua e da 0 scrivete 1. Ok, bene, e chiudete tutto, salva. Ok, una volta fatto, mi raccomando, cercate di risolvere anche la questione della connessione, quindi il modem, router, quello che è, e resettate tutto. Mi raccomando, anche il cavo LAN inseritelo al PC e avete fatto. Ok, bene. Ok, adesso apriamo Rainbow Six. Ci vorrà un bel po'. Ecco, come potete vedere, sta facendo un'installazione del DirectX, quindi in questo caso è come se, non so, avessi fatto una breve riparazione, quindi adesso
sta reinstallando le stesse cose che ha installato quando l'abbiamo scaricato, ok? Quindi, installazione con il cavo LAN collegato al PC. E voilà! Abbiamo finito, ragazzi! Va alla perfezione, va una favola. E quindi adesso vi spiego un'altra cosa. Vi spiego. Allora, quando avviate il gioco e comincia a uscire l'errore, vi esce una sottospecie, non so, una presa qui e qui c'è scritto connessione, riprova e cose così. È quello l'errore. Quello che a me dà fastidio, quindi cercate di collegare il cavo LAN al modem, al PC, di fare quella procedura con il documento, quindi da 0 scrivete 1 e poi fare una verifica dei file su Rainbow Six. Una volta fatto questi tre passaggi, farà una breve installazione e niente, abbiamo finito ragazzi, abbiamo finito, abbiamo risolto tutto. Tutto, dico tutto. Lo so, sto uscendo pazzo per questo gioco, ma io ce l'ho fatta. Sono riuscito a risolvere questo errore, questo danno, questi problemi ai server e basta, niente. Quindi grazie a tutti per questa visione. Iscriviti al canale, lascia like, attiva la campanellina, seguimi anche su Twitch e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi. Ragazzi, ciao, vi saluto, ciao!